Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo vlog. Allora ragazze, oggi per me è lunedì 19 ottobre. Un cucchiaino, opla. Ok, e sto per portare Marek a scuola. Sì amore, sì, sto per portare Marek a scuola, sono le 7:30, cioè in realtà stiamo facendo colazione. E vi do subito un'informazione: il latte, quello lì della Adez, aspettate che vi appoggio, ok, il latte di mandorla della Adez, adesso ti faccio salutare amore, non monta col mio montalatte, quindi per fortuna, come vi avevo detto, avevo un altro latte Alpro e quello lì lo utilizzerò solo per macchiarmi il caffè. E oggi pomeriggio, o al massimo domani, se riesco, vado a vedere se il Carrefour l'ha rimesso. Tieni amore, siediti bene però, Marek, perché con quello non riesco neanche a farmi il cappuccino. Quindi oggi pomeriggio, perché comunque ho la macchina, perché mia mamma ha detto guarda non mi serve, tienitela pure tutta la settimana, quindi me la tengo tutta la settimana, io solitamente ce l'ho solo 3 giorni a settimana, però mi ha detto che non le serve, quindi penso che magari non oggi ma domani, magari in mattinata quando porto lui a scuola, perché oggi devo fare un milione di cose, vado a vedere se il Carrefour l'ha rimesso e ne prendo 3 o 4, sì, così sono tranquilla. E oggi devo andare, vabbè, in posta, poi devo andare in comune a pagare la mensa per l'asilo di Marek, poi dovrei andare alla prealpina perché sapete che devo verniciare sempre la credenza che ho lì in soggiorno, e mi sono accorta che non ho il rullino piccolo, meglio, io ce l'avevo ma non ho idea di dove l'abbia messo. E poi dovrei comprare anche un contenitore per contenerci dentro, per mettere all'interno lo smalto, vediamo, così faccio anche questo lavoretto qua e me lo tolgo, visto che Marek oggi farà il tempo pieno, finalmente venerdì sera ci è arrivata la comunicazione, quindi Marek oggi rimarrà a scuola fino alle 4:30 e così magari chissà c'è qualche opportunità in più anche per me lavorativa, vediamo, non lo so, visto la situazione non ci spero più di tanto, soprattutto il problema è quando, perché purtroppo succederà, si ammalerà e sappiamo benissimo che per un raffreddore bisogna stare a casa almeno 3 giorni, quindi non lo so. Vediamo, io non ci spero, non ci metto il pensiero. Niente ragazzi, mi faccio colazione e vado a leggermi qualche commentino sul video che è uscito oggi e ci vediamo dopo. E qui c'era Marek che voleva salutarvi, buongiorno! Rieccomi, allora ho appena lasciato Marek a scuola, adesso vado a fare benzina, poi posta, poi in comune, poi prealpina, poi casa. A dopo. Rieccomi, allora sono appena tornata a casa e comune, niente, è chiuso, quindi ci andrò domani mattina, o vedo se riesco a farlo dal computer, ma dovevo andare anche a chiedere delle informazioni. Aspettate che alzo la tapparella, così entra un po' di luce naturale, io adoro la luce, 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 luce ovunque. Comunque, ho preso alla prealpina il rullino, questo qua universale per interni e per esterni, e poi ho preso lui, questo contenitore che non mi ricordo come si chiama, comunque per bagnare il rullo e non sporcare dappertutto. E adesso mi prendo il caffè, perché voi sapete che io a quest'ora mi bevo il caffè, quindi mi prendo il caffè. La casa è un po' un disastro perché ieri era domenica e mi sono, come sapete ormai, tutte le domeniche praticamente mi godo la famiglia e faccio ben poco a casa, visto che comunque io sono a casa tutta la settimana non lavorando, sempre la stessa cosa vi dico, vi avrò fatto 2 balls così su sta storia del lavoro, che non trovo lavoro, bla bla bla, vabbè, comunque non lavorando, cioè chi me lo fa fare di sprecare una domenica pulendo tutto il giorno, riordino normale, però non sto molto dietro. Guardate qua la sedia di Marek, la sedia più disinfettata sulla faccia della terra, che si sporca in una maniera assurda, comunque, e sto sempre a pulirla, sempre a sgrassarla, candeggina, di tutto, comunque vabbè, è bello perché di plastica si pulisce con una facilità estrema, quelle di prima invece, mamma mia, comunque vi appoggio. E vi stavo dicendo, la domenica me la godo con la famiglia. In più ieri siamo andati anche a dare un'occhiata a una cosa che vorremmo acquistare per il soggiorno, in realtà sono anni che vorremmo acquistare quella cosa in soggiorno,
Mio marito me lo dice da 3 anni praticamente. Quando Marika aveva forse un annetto, o se non. Sì, infatti non camminava ancora. Marika aveva 12 mesi, Marika è iniziata a camminare a 14 mesi. Comunque aveva 1 anno, non camminava ancora e mi diceva: mio marito, dai, prendiamo questa cosa. E abbiamo sempre rimandato un po' perché comunque è una cosa che costicchia abbastanza, un po' perché poi abbiamo sempre avuto altre priorità. Però in realtà è una cosa che ci serve, ci aiuterebbe, non è solo bella esteticamente, però non vi svelo niente fino a che non decideremo di acquistarlo e finché non mi arriva a casa, perché sennò poi sembra che mi prendo in giro e non mi piace. Niente, ragazzi, io mi faccio il caffè, poi non mi metto neanche a pulire, faccio subito quel lavoro lì della credenza di là in soggiorno. E poi quando avrò finito, do una bella pulita generale alla casa, mentre domani credo che farò più le pulizie a fondo che non faccio oggi perché non credo di avere tempo. E devo andare anche da papà a prendere il pellet. Vabbè, quindi faccio il caffè, ci vediamo dopo. Allora, ecco qua, ho dato la prima mano. Oddio, se siete falegnami, non guardate questo video, può nuocere alla salute. No, vabbè, io e mio papà falegname, quindi qualcosina ho preso da lui e spero di non aver fatto errori. E ve lo dirò quando lo vedrà mio papà, se mi sgrida oppure no. Comunque, cosa ho fatto? Ho pulito bene 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 la superficie con l'alcol in modo da sgrassare bene il mobile. L'ho fatto asciugare un pochino, poi l'ho carteggiato con della carta, questa qua ve la faccio vedere, aspettate. Eccola qui, ho utilizzato questa che è la carta per carteggiare il legno da 120, poi non l'ho carteggiato tantissimo, è giusto per far aggrappare bene lo smalto, poi gli ho tolto tutta la polvere creata con la carta, l'ho pulito bene di nuovo. L'ho fatto asciugare e poi gli ho passato il rullo ed ho utilizzato lo smalto ad acqua per legno e muri, quello che avete visto, vi ho fatto vedere nel video, ma ve lo mostro di nuovo. Eccolo qua, questo qui, aspettate. Ecco qui. E sono andata a dargli una prima mano con questo rullo che vi ho mostrato prima e nelle parti dove non si riesce a passare il rullo ho passato il pennello. Secondo me se ne avevo uno più piccolino mi veniva un lavoro fatto meglio, ma comunque questa è solo la prima mano, quindi vediamo. Adesso lascio asciugare un pochino e poi darò la seconda mano. Allora, sono le 2:20, io ovviamente ho già mangiato, ho pulito tutta casa, mi mancano solo poche cose da fare in casa, come attaccare l'asciugatrice perché ho lavato le lenzuola, vorrei asciugarle così rimetto quelle. Sono bella sporca di smalto, ho già dato anche una seconda mano, devo dare una terza mano al mobile, secondo me dovrò darne anche una quarta, anche se ho letto adesso che bisogna aspettare 12 ore, mentre io la seconda mano gliel'ho data dopo 1 ora.
Però io volevo finire prima che arrivasse Marek. Vabbè, vediamo. Io adesso provo a dargli la terza mano. Poi se vedo che proprio c'è qualcosa che non va, domani lo ricarteggio un pochettino e gli do un'altra mano. Comunque, devo verniciare i pomellini. Questi qua, perché io sopra i cassetti, dove ho i cassetti, ho il cuoricino, ma non ne avevo più perché quando ero andata ad acquistarli da Maison du Monde erano gli ultimi tre. E ho detto, vabbè, poi torno, tanto li rimettono, non sono più tornata, mi sono sempre dimenticata, ma sono anni, eh. Quindi siccome ora non vado di certo da Maison du Monde, ho detto, vabbè, provo a riverniciare questi, vediamo come stanno. E poi più in là li cambierò, credo, dappertutto, perché il cuoricino mi sa un po' troppo di cameretta, quindi non mi piace moltissimo. Quindi adesso vado a verniciare questi qua con la vernice, questo qua, smalto acrilico spray. Grigio e vediamo un pochettino come vengono. Sicuramente sarà meglio di questo colore qua, color ottone, non so, proprio di vecchio. Adesso lo facciamo insieme. Allora, ho protetto ovviamente il tavolo. Ora questa qui bisogna scuoterla bene prima di spruzzarla e poi vado a spruzzarla su tutto il mio pomellino. Allora, ovviamente questo è un lavoro che va fatto fuori al balcone, in giardino, se avete il giardino, comunque all'aria aperta, perché sta roba puzza tremendamente e in più si vaporizza tantissimo, quindi rischiate di sporcare tutto e di fare danno. Io l'ho fatto in cucina perché comunque dovevo spruzzare solo tre pomellini, quindi pochissima roba. Infatti la puzza ho aperto un pochino a ribalta ed è già andata via. Però ovviamente se dovete fare cose più grandi, ad esempio io avevo fatto l'orologio di rosa, questo qua ve lo faccio vedere, per chi non l'avesse visto, eccolo qua. Avevo fatto questo qui tutto rosa, ma l'ho fatto fuori al balcone, altrimenti, wow, mi sarei intossicata io e tutti quanti. Niente, adesso mi sciacquo le mani e aspetto che si asciuga, così vi faccio vedere bene la seconda mano come è venuta. Allora, così si presenta dopo aver dato la seconda mano. Ora l'ho ricarteggiato leggermente e vado a dargli una terza mano. Sono passate 3 ore più o meno dall'ultima mano. E vedete, cassetto aperto e mobili aperti perché ho dato una rinfrescata anche al cassetto, questo qua, e a tutti gli sportelli. Perché ne avevano davvero bisogno. Questi qua li avevo fatti con la chalk paint, questa, Shabby Chic, eccola qua, che l'ho fatto tipo 2 anni fa, se non ricordo male, e avevo verniciato tutti i mobili che avevo in soggiorno con questa vernice qua, che è super ultra comoda ed è veramente super coprente, ma non è, insomma, non è lavabile. Non si lava facilmente il mobile, andrebbe passata la cera e io la cera non sono stata capace di passarla, proprio non riuscivo, non mi veniva. Quindi gli ho dato una mano di smalto, andrò a dargli anche una seconda mano di smalto in modo da farlo venire bello omogeneo, anche se così ovviamente è già quasi perfetto perché comunque era già bianco di base sotto. Mentre qui secondo me con una terza mano non ce la facciamo, ce ne vorrà una quarta, se non una quinta, prima che viene bianco bianco, ma non importa, io ho molta pazienza, adesso gli do una terza mano e ve lo mostro. Voilà! Allora, terza mano passata, adesso devo aspettare che si asciuga ovviamente e ha già cambiato aspetto. Adesso ve lo faccio vedere un pochino più da vicino perché... Ok. Allora, metti a fuoco. Ecco qua. Come vedete ci vuole comunque una quarta mano perché non è un lavoro proprio perfetto, perfetto, perfetto. Si vede ancora come qui, ad esempio, un pochino colore non ancora ben preso, diciamo così. E finalmente abbiamo tolto il color noce anche a questa credenza, che in realtà, per chi non lo sapesse, nasceva tutta quanta color noce. Poi mio papà un bel giorno me l'ha smontata e mi ha fatto solamente i cassetti e tutto l'esterno di bianco e poi mi ha lasciato le antine. Queste qua me le aveva lasciate color noce e anche la parte superiore, ma io la preferisco tutta bianca. Infatti, poi l'avevo riverniciata, avevo riverniciato questi di bianco e poi avevo lasciato color noce quello, ma non mi convinceva ancora. La preferisco total white, mi piace molto di più. E
Voi sapete, vabbè, lo sapete benissimo, che io amo e stramo i mobili bianchi, a me piacciono un sacco, perché si abbinano davvero con ogni stile, ogni singola casa, ogni colore delle pareti. A me piace, il bianco mi dà, non so, senso di pulito, di pace, di luce. E poi ovviamente non è che dico che i mobili color noce siano brutti, anzi, mia mamma ha tutti i mobili praticamente color noce e ha una casa che a me piace tantissimo. Però è anche, va anche un pochino a gusti, a come è strutturata la casa, eccetera. Come stiamo trasformando noi casa nostra, diciamo che il bianco è il colore che mi piace di più. Avrei potuto farlo anche grigio in realtà, però poi so che mi sarei stufata e quindi l'avrei fatto bianco. Tanto vale farlo direttamente bianco. Una cosa, secondo me, se passavo un fondo qui sopra di bianco avrei fatto meno fatica. Però, vabbè, ahimè, mi sono scordata anche di comprarlo. Niente, adesso aspetto che si asciuga bene e poi darò la quarta passata. Ma mi sa che lo farò direttamente domani perché poi alle 4:30 esce Marek e farlo con lui. Anche no. Eccoci qua! Sono andata a prendere il bimbo, il mio amore, che oggi è stato tutto il giorno a scuola. Amore! Non voglio dormire. Lo so che non ci vuoi dormire, mamma, lo so. Infatti lui non vuole fare la nanna, però lo mettono lo stesso nella brandina, ma... Vabbè, poi domani magari parlerò con la maestra, perché oggi non c'era la maestra, me l'ha portato fuori la bidella, vediamo. E... perché comunque... i bimbi di 5 anni non fanno la nanna, ma i bimbi di 3-4 anni fanno la nanna. E anche se non vogliono dormire, loro non li obbligano a dormire, però li mettono sulla brandina, gli danno un libro, li fanno stare lì tranquilli. Ma io conosco mio figlio. Che ci fa col libro lui tranquillo? Quello vuole scorazzare, vero? Niente, adesso andiamo a prendere il pellet da mio papà. Prima era l'ora di svegliarsi. Certo, amore, a che ora ti sei svegliato? Tanto tempi, ho capito. Mi ha detto la maestra che hai fatto un po' di nanna però, un pochino hai dormito. Perché? Hai fatto un pochino di nanna, mi ha detto la maestra, sì o no? Sì. Bravo, dai. Siamo tornati a casa, alla fine sono andata appunto al Carrefour come vi dicevo, ma niente latte di mandorla. Ho detto che se arriva domani me lo mette da parte e gli telefono. Lì c'è tutta la roba da stirare, dopo lo faccio con calma o domani mattina. Adesso vediamo, dov'è Marek? Eccolo, che sta guardando lui e Sofì, noi siamo i me contro te. Eccoli qua. E tra poco gli faccio la doccina, io l'ho fatta prima di andarlo a prendere. Mi sono lavata anche i capelli, così ero a posto, poi lo faccio a lui, poi preparo la cena. Sono le 6 di sera. Adesso vi faccio vedere... come è venuto il mobile, anche se manca ancora una mano e gliela darò domani con calma. In più sono passata da Lidl a prendere due cosine di Halloween, ma proprio due cosine, così ve le faccio vedere, perché Marek ha visto il volantino e le voleva. Ta-da! Ecco qui, guardate che bello, quanto mi piace un sacco. Manca ovviamente ancora una mano che darò domani con calma, però guardate che carino, guardate anche i pomelli, che belli. No, con i pomelli così non voglio neanche più cambiarli, però ci sono quelli da cuoricino, quindi adesso vediamo, perché ho tenuto gli originali di questo mobile, li ho tenuti da parte, ma non ho tenuto il, come si chiama, oddio, il chiodino che li tiene dietro, non mi viene il nome, e lo devo cercare, vediamo se lo trovo, così li rimetto, tolgo via i cuoricini, dipingo gli altri 3 pomellini, così diventa tutto bianco e grigio, mi piace un sacco. Ovviamente, secondo me, sta meglio con i pomelli così e non con i cuoricini, perché appunto mi sanno un pochino troppo di cameretta. Comunque, questo è il risultato finale. Domani gli darò un'altra passata di bianco, così verrà a posto. Sì, amore, vieni. Ve lo faccio vedere bene da vicino, così vi rendete conto, perché magari in videocamera non sembra, ma dal vivo si vede che bisogna dargli un'altra passata. Ecco, adesso si nota. Vedete che è asciutto, tutto bello asciutto, però... ci sono ancora delle parti dove è un pochino più scuro, come qui si vede. Quindi secondo me un'altra mano tutta. Poi vediamo se dargliene una sesta. Quindi in totale gli ho dato 4 mani oggi. E domani gliene darò sicuramente un'altra e poi forse una quinta. Quindi ragazze, se lo fate, secondo me se comprate un fondo è meglio. Magari bisognava carteggiare un pochino di più la parte sotto, non lo so. Però dai, il risultato finale mi piace tantissimo. Questo mobile, aglio. Scusate, stavo cadendo, questo mobile ha cambiato letteralmente aspetto, mi piace davvero davvero tanto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace. Dove vai? Valla a mettere a lavare quell'amore che è tutto sporco.
Qui invece ci sono le cosine che ho preso al Lidl oggi. Allora, gli ho preso questi cioccolatini qua, con tutte le, insomma, con la carta di Halloween. Ha voluto questi, poi ha voluto la zucchetta, e sta qui da gonfiare dopo la gonfio. Poi gli ho preso questi biscotti, in realtà non me li ha chiesti lui, però volevo farglieli provare io. Magari la mattina, due o tre se li mangio, sono carini. E poi queste le ha volute lui fortemente, le patatine che ha già iniziato a mangiucchiarsi. Eccole qua, sono buone, io le ho assaggiate e sono davvero buone. Niente, in totale ho speso 5 euro, no neanche, 4,95 euro, una cosa del genere. Marek, ti piace amore? Falla vedere un po' le followings. Oh, piano! Eccola qui, guardate che carina. È bella grande, eh? 1,79 euro, dai, è costata anche poco. Piano! Allora, Marek sta assaggiando anche i biscottini. Ma buonissimi. No! Non toglierli tutti, amore, due ho detto che ne puoi mangiare, poi basta. I biscotti sono buonissimi. Allora, ragazze, io adesso chiudo qui il video. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel like. Se non l'avete ancora fatto e vi fa piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così non perdete tutti i prossimi video che caricherò. Noi ci vediamo domani con un altro video speciale, 34.000 iscritti. Ancora grazie per il traguardo che abbiamo raggiunto insieme, perché questo è il nostro canale, non è il mio, è il nostro, che è fatto anche di me, è fatto di me, scusatemi, e anche di voi. In più vi voglio ringraziare perché oggi per voi è giovedì, ma per me è lunedì ed è uscito il video svuota spesa. E non sono ancora riuscita a rispondere a tutti i commenti, quindi vi chiedo scusa se ritarderò un pochino nel rispondere ai commenti, perdonatemi. Ma poi facendo un video al giorno i commenti straumentano e quindi io rimango sempre un pochino indietro. Dopo mi metto con calma e rispondo a tutti, 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 tutti. E volevo ringraziarvi perché mi state lasciando un commento più bello dell'altro e sono felice che vi faccia piacere vedermi ogni singolo giorno. Quindi grazie di cuore, un bacione. A domani. Ciao, ci vediamo domani mattina alle 6:30. Non mancate.